la vedo molto sereno rispetto a quanto mi aspettavo. Cosa risponde a chi, oppure qual è il messaggio che sta lanciando o che ha già lanciato ai suoi colleghi di coalizione? Che non ci sono, non c'è una guerra in atto, c'è semplicemente una fase di sistemazione delle questioni. Spetta al sindaco dare anche, se mi permettete, la dritta, diciamo, dare un indirizzo. Io ho indicato una strada. Stai confondendo le figure professionali e le figure. Non c'è nessuna figura professionale, perché non sei manco professionista quando ti esprimi così, perché hai un indirizzo del Consiglio Comunale chiaro e preciso e continua a inserire imbrogli nella vicenda comunale. Sindaco, mi rifiuto di parlare più con te. Mi rifiuto tassativamente di parlare più con un sindaco che perde l'equilibrio, perde la ragione e non so dove voglia andare. Io ancora non ho capito dove voglio andare. Arrivo a dirti che questi argomenti servono a imbrogliare l'attività del comune. E no, io non te lo posso consentire fino a quando sono sindaco io. Fa molto male. Ebbene che lo sappia tu e tutti quelli che ti comandano a te. Fa molto male evidenziare i problemi di cattivo funzionamento della pubblica amministrazione. Fa molto male, specialmente quando arriva da chi, conoscendo alcuni aspetti, li evidenzia per migliorare le cose. Se questo non è accettato, non è stata una proposta tua in questi due anni che ha migliorato alcunché qua dentro. Ed è testimoniata dalle complicazioni che determinano le situazioni che abbiamo ancora sotto gli occhi nostri in questi giorni. Finisco di parlare, chiedo scusa, non siamo nel numero. Il sindaco ha il diritto, dovere di scegliere la sua squadra. E il Consiglio Comunale ha il diritto, dovere di indirizzare e di controllare l'operato della Giunta. Se oggi i partiti aspettano e sono in questa fase di attesa per poter reclamare delle posizioni in Giunta, questo non deve significare che il comportamento dei consiglieri deve essere supportato e deve essere subalterno rispetto alle scelte di Giunta. E quindi, se vogliamo, se usciamo fuori da questa logica di appartenenza, ma la logica del controllo dei ruoli, sarebbe molto più semplice per il sindaco nominare la propria giunta e per i consiglieri comunali fare esattamente quello che prevede la legge. Se questo invece diventa una sorta di commistione per cui chi entra in giunta che rappresenti un partito, una corrente, deve necessariamente derubricare, togliere ai consiglieri comunali di quella lista o di quel partito la possibilità di poter intervenire su quel che è l'operato dell'amministrazione, questo è il simbolo della mala gestione della pubblica amministrazione. Perché non sanno che dire, non sanno come giustificare le continue figure di cacca, se è possibile dirlo, che fanno. Perché è così, perché dicono una cosa, sparano a zero e poi fanno esattamente il contrario. Oggi Cotugno, non so se l'hai già intervistato, chiedigli che è successo con l'intervista di Muscaridola che l'ha messa a tacere per quanto riguarda la Guarini, stava su un noto quotidiano locale. Quindi a questo punto chiedi che succede, caro Cotugno, che fai? Continui nella tua battaglia adesso? Allora facciamo così, visto che lo devo intervistare, facciamo questa cosa originale. La domanda gliela faccio io. Le ponga lei la domanda e la facciamo a Cotugno, caro Angelo Cotugno, ti ho già chiesto per via Facebook, perché tu utilizzi molto Facebook, ti ho già detto poche chiacchiere e più fatti. Ti ho già chiesto di dirci che farei da grande. Ieri mi hai risposto che farei il pensionato. Prima di fare il pensionato, ci vuoi raccontare alla gente di Matera da che parte stai veramente? Stai dalla parte di chi deve fare la critica fine a se stessa soltanto per avere un punto in più nella scala dell'elettorato? O stai nella parte di chi fa la critica perché veramente ritieni che certe cose non vadano fatte? Sulla Guarini hai preso una posizione. Oggi Muscaridola ti ha risposto. Voglio vedere se avrai gli attributi per replicare a, diciamo così, a questa museruola che qualcuno ti vuole mettere. Gli attributi, mi si chiede di mostrare gli attributi, no? Un termine, vabbè. Credo in questi due anni di essere stato tra i pochi, diciamo, ad esprimere liberamente, intanto nelle sedi del Consiglio Comunale, e dove non è stato possibile, lì sui giornali, sui media, in qualunque modo. Quindi non so cosa voglia dire di più per dimostrare gli attributi. Non sarò io, certo, se questa è l'allusione, a spingere a Duce nel baratro. Io ho votato a Duce, sono stato eletto nelle liste del PD e farò di tutto perché questa amministrazione possa continuare a fare bene. E quindi con
la critica e il sostegno al momento opportuno. Possiamo dire tranquillamente che sono state 5 o 6 le delibere di giunta approvate da questa amministrazione, mi riferisco a quelle importanti, di delibere importanti non sono più di 5 o 6, queste delibere sono state approvate con un minimo scarto, 21-22 consiglieri. Se si aggiunge che 3 di questi consiglieri certamente appartengono alla minoranza, in questo viene definito tutto il complesso quadro di intricati problemi che la Giunta adduce fino alla vigilia di quello che noi chiamiamo azzeramento ha avuto. Adesso, senza fare proprio una lista della spesa, ci indica 2-3 realizzazioni di rilievo per le quali il suo mandato di sindaco sarà ricordato nel tempo poi dai materani, almeno guardando questi primi 2 anni? Ma innanzitutto credo che la candidatura a Capitale Europea della Cultura, impostata secondo i crismi delle direttive comunitarie e che è particolarmente stimolante per l'azione che mette in moto e le ripercussioni positive che determina, è sicuramente il punto vero di grande impegno, che peraltro si caratterizza non come un punto del programma, ma come la cornice entro la quale miglioriamo le iniziative a tutti i livelli e in tutti i settori, in tutti i campi. Sindaco, chiarisca ai cittadini il significato di questa iniziativa politica che lei ha preso di azzeramento della giunta e di immediata presentazione di una nuova giunta ancora incompleta. Converrà che lo schema della giunta a rate era ancora ignoto, pur nella molto creativa realtà politica italiana e locale. Devo pure da aggiungere che la spiegazione lei l'ha già fornita in più occasioni, ma soprattutto diciamo così, gli avvelenatori di Pozzi sembra proprio che non la vogliano capire. Ma io innanzitutto vorrei chiarire che non si tratta di una giunta a rate, c'è una giunta che è nel pieno esercizio delle sue funzioni, è una giunta che momentaneamente si trova con 5 componenti, peraltro questo ci consente anche di risparmiare qualche migliaio di euro e la cosa non è affatto negativa in un periodo come questo. Ho messo nelle condizioni, a mio avviso, migliori possibili i partiti, i gruppi consiliari di poter fare una riflessione tenendo le porte aperte e non disegnando l'intera impalcatura, diciamo, del governo cittadino e soprattutto non facendo mancare alla città il proprio governo. Io sin dal primo momento, dall'insediamento di questa amministrazione, ho dichiarato che fin quando io sono sindaco la città avrà un governo con una giunta, quindi con un organo collegiale e non soltanto un organo monocratico, diciamo, come potrebbe essere il sindaco senza giunta, che deve attendere a tutte le necessità, e che sono tante, che la situazione difficile ci impone. Questi mal di pancia, proprio al volo, questi mal di pancia da dove derivano, visto che un po' tutti in questi mesi, per non dire anni, invocavano una verifica dei programmi, una verifica di giunta? Lei l'ha fatta, è vero, l'ha fatta all'inizio d'agosto, però l'ha fatta. E allora? Beh, intanto non è che parliamo di anni, noi siamo qui praticamente da poco più di 2 anni.
Da un annetto si sono evidenziate un po' di difficoltà, un po' di fibrillazioni. Io, come ho anche più volte detto, ho fatto sempre molto caso a tutte le questioni, le difficoltà, le minuzie sulle quali qualche volta la cosiddetta politica, che io amo dire la politica politicante, si applica. Ho pensato che potesse essere, nell'arco degli ultimi mesi, possibile risolvere il problema con una ricognizione delle questioni più importanti da mettere al centro del lavoro che dobbiamo fare, facendo tesoro tra l'altro di un lavoro molto impegnativo che abbiamo svolto in questi 2 anni. Io voglio ricordare che noi siamo un'amministrazione che ha dovuto far fronte a tagli di proporzioni assolutamente inedite, abbiamo fatto fronte a situazioni pregresse, debiti che rivengono da un passato lontano, lontanissimo, e anche più recente. Dunque, visto che sostiene che il lavoro è stato appunto assai intenso in questi 2 anni, adesso, senza fare proprio una lista della spesa, ci indica 2 o 3 realizzazioni di rilievo per le quali il suo mandato di sindaco sarà ricordato nel tempo poi dai materani, almeno guardando questi primi 2 anni? Ma innanzitutto credo che la candidatura a Capitale Europea della Cultura, impostata secondo i crismi delle direttive comunitarie e che è particolarmente stimolante per l'azione che mette in moto le ripercussioni positive che determina, è sicuramente il punto vero di grande impegno, che peraltro si caratterizza non come un punto del programma, ma come la cornice entro la quale miglioriamo le iniziative a tutti i livelli e in tutti i settori, in tutti i campi. In definitiva, il pretesto, tra virgolette, mettiamolo così, della candidatura ci dà la possibilità di migliorare le performance dell'amministrazione, dall'urbanistica ai lavori pubblici, dalla cultura al turismo, dall'ambiente a tutte le attività che l'amministrazione svolge. Questo è, diciamo, il punto centrale. Poi vi possono essere 3-4 questioni importanti che io sintetizzerei in un punto. La riapertura dei luoghi, diciamo, che fanno parte dei beni comuni. Io credo che non sia una cosa assolutamente marginale quella di aver nel giro di pochi mesi aperto il palombaro alla fruizione pubblica, aperta la chiesa di Santa Maria della Valle, aperto il parco del castello, il parco dei 4 evangelisti, e aver assicurato la loro gestione per una corretta fruizione, aver dato una serie di spazi ai materani e ai turisti che in precedenza non erano disponibili. Un'ultima domanda sulle prospettive. La nuova di Basilicata ieri, non so se leggete tutti quanti, se avete tempo di riuscire ad aggiornarvi su tutti i giornali, riferiva, secondo me a livello di illazione, di un rifiuto della corrente Antezza a entrare in giunta. Il solito cotugno poi sul quotidiano di ieri attaccava duramente l'assessore e segretario cittadino del PD Guarini. Stamattina sul quotidiano ancora Muscaridola si prende la briga, tra virgolette, di rispondere in qualche modo a Cotugno, insomma, dal sindaco. Ora cosa succede? Scioglimento anticipato del Consiglio, nuovo slancio per la seconda parte di consigliatura o, ipotesi che ci scuserà ma noi riteniamo più probabile, galleggiamento ancora per qualche mese prima di una nuova crisi? Ma io penso che anche per il segnale netto che ho inteso mandare alla coalizione, ai gruppi consiliari, al mio partito innanzitutto,
mi sono fatto l'idea che attraverso questo messaggio noi possiamo trovare anche la forza per un rilancio all'altezza delle necessità del momento. La città ha bisogno di un governo, io escludo che possa esserci un'interruzione traumatica della consiliatura, così come non la stessa decisione che ho assunto dimostra che non sono disponibile al galleggiamento. Gli osservatori attenti, ma anche i cittadini, sanno che avrei potuto tranquillamente continuare con la giunta così come era stata composta 2 anni fa, avrei potuto tranquillamente continuare a fare finta di nulla e quello sarebbe stato il galleggiamento. Ho invece dato un'accelerazione e ho impresso, diciamo, con forza una nuova velocità alla quale dobbiamo tutti quanti adeguarci. Questo perché ritengo che la situazione sia molto difficile, la situazione economica, la situazione sociale. D'altra parte, la scelta che ho fatto, aprendo la giunta alla partecipazione di 2 personalità della cittadinanza attiva, 2 professionisti, tra cui un rappresentante della facoltà di architettura della nostra università, in un settore che è sicuramente delicatissimo, importantissimo e che appartiene al patrimonio della città, qual è l'urbanistica, indica anche una strada e la indica a noi amministratori, la indica alle forze politiche, ai partiti, ai gruppi consiliari. Noi dobbiamo aprire le porte delle istituzioni perché ci sia nuova linfa capace appunto di rilanciare e di imprimere nuova velocità e nuovo slancio, nuovo entusiasmo al lavoro che stiamo compiendo. Buon lavoro, anche perché la vedo molto sereno rispetto a quanto mi aspettavo. Cosa risponde a chi, oppure qual è il messaggio che sta lanciando o che ha già lanciato ai suoi colleghi di coalizione? Che non c'è una guerra in atto, c'è semplicemente una fase di sistemazione delle questioni. Spetta al sindaco dare anche, se mi permettete, la dritta, diciamo, dare un indirizzo. Io ho indicato una strada, vedo, leggo sia in qualche intervento eccessivo sia anche in qualche riflessivo silenzio, leggo grande attenzione e grande interesse per questo nostro tentativo. Leggo soprattutto nelle espressioni che mi trovo a raccogliere per strada da parte di tanti cittadini la curiosità e l'interesse di capire che cosa effettivamente possiamo realizzare, l'interesse che è rivolto alle novità che abbiamo inserito anche attraverso questa emblematica decisione che ho assunto in una giornata torrida, diciamo, di questo agosto. Sì, qui Beatrice non è passata proprio. Insomma, sta succedendo di tutto. Tu, lei che attacca il segretario cittadino Guarini e non gliele manda a dire, e lo fa in maniera abbastanza plateale, arriva la risposta sempre sulla mezzo stampa da parte del Muscaridola, molto vicino a diciamo così alla corrente adduciana. Però siete tutti quanti del PD. Che cosa sta succedendo in pochissimi secondi? Una valutazione dal consigliere Cotugno, che è nell'occhio del ciclone, lui oggi. Intanto sull'avvelenatore di pozzi, diciamo, è una mia lettura. È una lettura, diciamo, provo a sgomberare il campo da questo, richiamando gli atti del Consiglio Comunale, dove tranne, diciamo, sul piano casa, dove credo chiunque debba avere diritto di critica o di opinione, tutti gli atti in Consiglio Comunale sono stati, cioè, da me
votati insieme alla maggioranza del Consiglio Comunale. Quindi questa interpretazione io la lascio cadere, se fosse vero vorrei che lo dicesse in esplicito il sindaco. Sull'altro punto, io continuo a ritenere che il sindaco debba, diciamo, svolgere bene il suo ruolo, e se la tua valutazione di un momento di maggiore serenità da parte del sindaco fosse vera, questo sarebbe più che positivo, nel senso che riconoscendo al sindaco il ruolo di capo dell'amministrazione, quindi chi per primo ha il compito di creare le condizioni perché le cose funzionano, cioè se lui riesce a svolgere bene questo compito, credo che troverà disponibilità da parte mia e della gran parte dei consiglieri comunali, come tocca a lui, avendo lui, diciamo, fatto in autonomia, credo, la scelta di azzerare la giunta e di rifarla in questo modo, tocca a lui tracciare e far comprendere bene qual è il segno di questa nuova giunta e di dove vogliamo andare. Però tra una lista a stella, un IDV, una parte del PD che puntualmente in consiglio si pone quasi come un sasso sul quale far inciampare l'attività dell'amministrazione, della giunta, insomma, è difficile assicurare un percorso coerente e lineare sulle cose da fare, che sono tante. Certo, infatti la domanda è, il sindaco prova con la sua, diciamo, potenza di fuoco nella comunicazione a distrarre tutti, attribuendo ai consiglieri e ai litigi nei gruppi le responsabilità maggiori di questo blocco nell'amministrazione. Io non voglio, diciamo, capovolgere completamente la cosa attribuendo a lui questa responsabilità. Però ora non è tanto una questione di comunicazione, è proprio, io li guardo i consigli comunali, in effetti. Tra lei, tra tanti, cioè ci sono tanti intoppi, tanti intralci. È evidente, nel senso che se le cose vengono discusse preventivamente, chiarite preventivamente, ma soprattutto condivise preventivamente, può anche esserci cotugno che non è d'accordo, ma dentro un modello attraverso il quale si condivide il percorso, cotugno si adegua. Dai banchi dell'opposizione voi, tra virgolette, siete stati poco efficaci, almeno rispetto a quelli che lo stesso Adduce, se non erro, ha definito avvelenatori di pozzi. Nel senso che, ad esempio, la lista Stella, che fa parte della coalizione, le correnti che fanno capo ad altri maggiorenti del PD stesse, forse sono stati più di intralcio, in questo senso forse più efficaci rispetto a voi che siete l'effettiva opposizione. Perché? Per quale motivo? Che l'opposizione noi la possiamo fare, credo che questo... di questo bisogna darci merito, che l'abbiamo fatto, la possiamo fare solamente su tutti quegli argomenti che in qualche maniera, diciamo, dei quali in qualche maniera veniamo a conoscenza e dei quali magari maggiormente si parla perché magari sono quelli più eclatanti. Su questo noi abbiamo preso sempre posizione, siamo usciti con articoli sui giornali, in consiglio comunale abbiamo fatto sentire la nostra voce. Per il resto, purtroppo, io non posso che darti ragione, cioè nel senso che l'opposizione sotto questo punto di vista non è strutturata in maniera tale da poter controbattere l'armata Brancaleone che sta dall'altra parte, che sebbene divisa e separata, ovviamente riesce sempre a trovare la cosiddetta quadra, perché c'è sempre la mente pensante, il principe, il capo, che è ovviamente il sindaco e il suo entourage, che alla fine li indirizza verso quelle che sono le decisioni e i provvedimenti che la stessa maggioranza riesce a prendere. Ecco perché loro sono forti ancora di più. Sono forti perché anche l'opposizione purtroppo non è nelle condizioni, ma ti ripeto, non per cattiva volontà. Io faccio, lo sapete, io sono avvocato, quindi già sacrifico tantissimo del mio tempo per fare questa cosa. Qualcuno mi può dire, ma chi te l'ha fatta fare? Onestamente dico, è la prima esperienza, probabilmente sarà l'ultima se non si riesce a trovare un sistema migliore di partecipazione, perché non si possono servire due padroni. Permettimi di aggiungere un'ultima cosa, che il fantomatico gettone di presenza di cui spesso si parla, che per quello che mi riguarda al netto è di 38 euro, non è limitato nel tempo. Significa che se io faccio un consiglio comunale che dura 20 ore, io prendo sempre 38 euro.
Ovviamente per me 20 ore significa rinuncia al lavoro, al mio lavoro di avvocato, che in 20 ore forse mi fa guadagnare qualcosina in più. Il dipendente pubblico, paradossalmente, o il dipendente anche privato, è più avvantaggiato rispetto al professionista, perché ha un permesso dall'azienda o dall'ente, un permesso che viene pagato all'azienda o all'ente, e al comune costa molto di più del professionista. Al professionista c'è solo il rimborso. Al consigliere comunale, che è un dipendente, cioè il rimborso al consigliere e il rimborso all'azienda presso cui lavora, all'ente pubblico, credo non ci sia. In questo siamo d'accordo comunque. Quindi, occorrerebbe più che tagliare, razionalizzare e quindi assicurare maggiore presenza. E soprattutto bisognerebbe che coloro che si sono fatti carico delle liste civiche, questo faccio una critica diretta al nostro precedente leader, dovrebbe... Facciamo nomi e cognomi. Angelo Tosto. Angelo Tosto. Cerchiamo di essere chiari. Colui per il quale ci siamo candidati. Lì ci voleva, o anche parliamo per il futuro, ecco, ci dovrebbe essere all'interno delle liste civiche veramente colui che, fattosi carico del progetto, del programma, poi insomma continuasse a sacrificare tutto quanto se stesso, perché sennò così è troppo comodo. Noi siamo stati lasciati, tra virgolette, allo sbaraglio. Stella, il presidente della provincia, il leader della vostra lista civica, proprio ai nostri microfoni ha detto che non chiude assolutamente le porte, che non si sente fuori dalla maggioranza, eppure la lista Stella non è attualmente rappresentata in giunta. Enzo Acito. Ma io parto da un presupposto, che il sindaco ha il diritto dovere di scegliersi la squadra che meglio rappresenti non solo la maggioranza del Consiglio Comunale, ma soprattutto siano uomini o donne che vicino a lui possano attuare il programma elettorale per cui è stato eletto. Quindi all'interno di questo suo diritto di scegliersi la squadra, se ha ritenuto di cambiare i vecchi componenti della giunta sostituendo con altri anche esterni, secondo me è nel suo diritto, e se i risultati gli daranno ragione avrà fatto bene a fare questa sostituzione. E quindi, a proposito di risultati, sempre a Duce ha detto che in giunta sono stati 2 anni di intensissimo lavoro. A cosa, secondo lei, in particolare si riferisce a Duce? E il nuovo siffatto esecutivo riuscirà davvero ad assicurare la continuità dei progetti in corso? Io credo che nelle risposte che dobbiamo dare non dobbiamo mai perdere di vista che l'obiettivo è quello dell'interesse collettivo, l'interesse della città. Per cui se questa nuova giunta riuscirà a raggiungere i risultati per cui questa amministrazione è stata eletta, che è stata inserita all'interno sia del programma elettorale che delle linee programmatiche approvate dal Consiglio Comunale nella prima seduta, bene, vuol dire che questa giunta, se riuscirà a raggiungere questi obiettivi, avrà fatto bene il suo lavoro e avrà fatto bene il sindaco a nominare questa nuova giunta. Beh, certamente, io credo che Aduce abbia un obbligo, anzi 2 obblighi fondamentali nei confronti di questa città. Uno è quello di venire in consiglio e venire a riferire l'esito, il programma che sino ad ora è stato portato avanti dalla vecchia giunta. Quindi venire in consiglio a spiegare quali sono stati i motivi dell'azzeramento della nuova giunta e quali sono i suoi programmi, qual è la dimensione che lui dovrà con questa giunta affrontare. Noi avevamo una componente dell'esecutivo con 8 assessori, oggi ne abbiamo 5 più una delega che è trattenuta dal sindaco, quindi 2 presidenti di commissione in meno. Ancora minore partecipazione da parte di quella che è la componente maggioritaria del PD con 13 consiglieri all'interno delle commissioni, e questo sarà un elemento di ancora più dirompente all'interno della stessa componente del PD.